Carissimi amici, carissime amiche, mi sono concesso una giornata al mare. Qui sembra che sto magari sotto un bunker, ma sto semplicemente all'ombra perché il mare sta qui vicino, ma questo è un posto bello all'ombra. Riflettevo stamattina sulla colleganza che è stata fatta, ovviamente in ipotesi, dalla procura dopo tanto tempo fra l'incidente, il cosiddetto incidente di Giuliano e l'omicidio di Pierina. Una cosa che in tanti abbiamo pensato, quante volte abbiamo pensato, no? Adesso lo pensa la procura, però sempre, diciamo, a senso unico su Luis da Silva, e quindi ha disposto accertamenti per fare in modo di sapere se effettivamente quel 7 di maggio, come lui e Valeria dicono, si trovavano fuori Rimini per questo evento luttuoso, oppure se magari si trovassero tutto a caso invece dove a Rimini. Questo accertamento doveva essere stato fatto già all'epoca, credo già a maggio dello scorso anno. Invece sembra che sia venuto in mente di farlo solo oggi. E va bene, come si dice, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Però i risultati davvero saranno in tutti i casi interessanti, perché se sarà confermato come credo, insomma, che effettivamente lui non c'era nella zona quel 7 maggio alle, non so, alle 6, 6 e mezza di mattina, e allora si apriranno altre prospettive. Perché? Perché l'idea qual è? Dire, questa storia così brutta, ecco, la chiamiamo storia d'amore, ma questa sorta di infatuazione fatale era talmente coinvolgente che bisognava risolvere il problema a Manuela Bianchi, cioè il problema del marito, il problema della coppia, il problema del denaro, il problema del futuro. E quindi si è pensato di dire, fa che già all'epoca, nonostante fossero pochi mesi di frequentazione, l'eliminazione di Giuliano potesse servire a questo scopo, e poi fa che l'eliminazione che non è riuscita ha fatto in modo che l'eliminazione di Pierina fosse la seconda soluzione al caso. È un'ipotesi, per carità, però non la più probabile a mio modo di vedere, ma non per Luis, perché magari quando uno è infatuato può arrivare a fare anche questo ed altro, ma semplicemente per la posizione di Valeria Bartolucci. Perché Valeria Bartolucci o è una persona per bene, sincera e schietta, così come pare, oppure vuol dire che è una insomma, praticamente che dice una cosa e ne fa un'altra, è una che magari che sa cosa va a nascondere, secondo me. Quindi, ed è difficile ipotizzare una cosa del genere, perché a suo tempo, specialmente diciamo in quel mese di maggio, certamente non c'era motivo alcuno di poter fare qualcosa, né nessuno poteva sapere, né lei poteva mai immaginare che ci fosse qualcosa tra il marito e Manuela. Non lo immaginava ad ottobre, immaginatevi a maggio. Quindi, qualora invece ci fosse una compromissione di Luis, allora dovremmo pensare che Valeria sia un soggetto diabolico. Dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare che lei a un certo punto sapesse tutto e volesse eliminare prima Giuliano e poi
e poi Pierina con una sorta di connivenza. Io penso che è vero che siamo abituati a tutto e di più, ma mi sembra una forma di follia. Perché poi, se il dubbio ce lo facciamo venire su Luis, ma ce lo dovremmo far venire pure su Manuela, ce lo dovremmo far venire su Loris, che è così legata alla sorella, ce lo dovremmo far venire su di loro, che molto teoricamente avrebbero potuto magari assoldare qualcuno. Sono tutte ipotesi, ovviamente, che non trovano conferma di nulla, però come si ipotizza su Luis, bisognerebbe ipotizzare pure su altri. Certo che se, a me fa piacere che si faccia questo riscontro, seppur tardivo, perché così si mettono dei puntini sulle i. Anche per quanto riguarda il DNA, il fatto che si debba aspettare a fine settembre perché un laser potentissimo riesca ad amplificare una traccia debolissima di DNA, a me non convince, come non convince che non sia stato trovato nulla. Ora, per chiudere questa riflessione qui dal mare, diciamo che Luis, secondo me, sa, quantomeno sa, o quantomeno ha fatto qualcosa dopo, ma certamente non può aver fatto tutto lui, e credo nemmeno fattualmente l'evento omicidiale. Quindi, vi saluto, vi auguro buon appetito, buona digestione per chi già ha pranzato. Sto registrando che sono le ore 13:30, quindi vado pure io a pranzo. Vi saluto qui dal mare, facciamo perché mi sono messo all'ombra, però siamo qui al mare, ecco qua, un mare meraviglioso. Ciao a tutti!